Buongiorno compagne e compagni. Porto a questa assemblea il mio contributo come delegata FISAC in Toscana e RSA di Banca Monte dei Paschi. A Monte dei Paschi è una tematica questa territoriale ma decisamente nazionale, non posso non dedicare le prime parole di questo intervento. In questi giorni l'azionista, il governo italiano, ha sostituito l'amministratore delegato con uno nuovo, con la fama di ristrutturatore, e come d'abitudine ha operato la scelta grave di non coinvolgere il sindacato. Quello di Monte dei Paschi è un gruppo da 21.000 dipendenti in Italia oltre l'indotto e di cui sarà molto probabilmente fatto spezzatino. E il problema è un enorme problema sistemico, perché una grossa banca tradizionale, di quelle per intendersi che prestano il denaro alle aziende, che smette di fare credito, di fatto uccide migliaia di imprese, soprattutto qui in Italia, dove sono molto piccole e sottocapitalizzate, con chi ci lavora che perde il lavoro e con i territori su cui insistono che si desertificano economicamente. Oggi quello bancario è anch'esso un settore strategico e per questo è importante che anche a livello confederale si dia il massimo seguimento nel confronto con il governo a questo dossier, che rischia di fare da apripista alla dissoluzione del settore bancario tradizionale in Italia. Quello che accade ora in MPS, che sta accadendo con le ingiustificabili esternalizzazioni in Banca Nazionale del Lavoro e che prosegue col piano industriale mostro di Intesa San Paolo, è la foto dei processi che stanno interessando il settore con una rapidità sconvolgente. Una riorganizzazione violenta dei sistemi finanziari in cui spariscono a decine di migliaia gli addetti alle attività bancarie tradizionali che sono poi gli iscritti tradizionali dei sindacati. La banca diviene solo digitale per i clienti a basso valore aggiunto, si raccolgono i grandi patrimoni per investirli in prodotti finanziari e non si presta più. Fine del servizio sociale del settore bancario. Allo stesso tempo però il settore in qualche modo assume, recluta nuovi lavoratrici e lavoratori giovani e qualificati, con ruoli professionali nuovi legati alla finanza digitale e che eludono i nostri canali di contatto classici. Cioè i lavoratori ci sono, ma non stanno più dove stavano prima, nemmeno fisicamente. E questi devono essere trovati, raggiunti e intercettati nei loro bisogni e va data loro rappresentanza. E qui si arriva alle nostre schede tematiche e alle riflessioni organizzative di questi giorni. Occorre investire qui risorse sulle RSA, sulle RSU, comunque sulla rappresentanza di base che davvero ha le armi per un proselitismo efficace. A queste vanno garantite le agibilità, anche perché il riassetto del settore porta, col sistema attuale, a una disparità di rappresentanza tra i territori metropolitani, quelli dove insistono i grandi plessi, e quelli periferici più poveri, che restano privi di rappresentanza. Può essere utile una razionalizzazione operativa e economica delle nostre strutture, ma per crescere serve giocare in attacco. Penso alla necessità di contrattare efficacemente su aziende come Fruendo, come Accenture e le altre moderne multinazionali di servizi IT dove i grandi gruppi fanno confluire tutti i propri dipendenti di back office e in cui vengono applicati insieme il contratto del credito, quello del commercio e quello dei metalmeccanici. Diventa quindi necessaria la ridefinizione dei perimetri contrattuali per evitare quelle sovrapposizioni che le aziende sfruttano a loro vantaggio. Ci sono poi le aziende fintech. In alcuni paesi nordici i sindacati del credito hanno ottenuto grandi risultati nella sindacalizzazione del settore applicando strategie nuove a nuove tipologie di lavoratori, perché sempre lavoratori sono. È quindi importante la dimensione internazionale, partecipare alle nostre federazioni europee di categoria, al dialogo sociale, all'attività dei comitati aziendali europei, che ci consente di unire le forze per tentare di arginare lo strapotere legale delle aziende multinazionali e porre le basi di una vera Europa sociale. In questo la CGIL ha saputo negli anni costruirsi un ruolo forte, diventare una voce autorevole nel consesso internazionale.
Penso alla CES, a tutte le arene in cui è possibile contribuire a determinare i contributi delle normative europee che influiscono sulle condizioni e sui diritti di centinaia di milioni di lavoratori e possiamo portare in esse le nostre istanze e i nostri valori. Ne è dimostrazione la straordinaria solidarietà che la CGIL ha ricevuto da tutta la comunità sindacale internazionale in seguito all'ignobile attacco fascista a Corso d'Italia e la grande partecipazione alla manifestazione del 16 ottobre. Chiudo, infine, con una tematica che è a ben vedere la chiave dell'assemblea organizzativa di una grande organizzazione di massa, quella generazionale. Si discute e si lavora in questi giorni per dare alla CGIL gambe per il futuro, la capacità di vivere nel nostro tempo e magari arrivare anche al secolo prossimo, perché no? Oggi moltissimi ragazze e ragazzi provano il bisogno di essere presenti nella vita pubblica del nostro paese. Stanno in massa manifestando in seguito alla terribile morte di uno di loro contro un mondo del lavoro che li schiaccia in un eterno precariato, in un'eterna povertà e un'eterna frustrazione di tutte le loro aspirazioni. E questa cosa a 15, a 20 o a 30 anni è una cosa bruttissima. Per un paese è un enorme fallimento. Poi, però, penso alla notizia delle elezioni politiche in Cile, alla vittoria di un candidato presidente 35enne, apertamente di sinistra, che ha vinto grazie alla formazione di un grande movimento popolare anagraficamente giovanissimo. Organizzare gli under 30 e 40 in questa fase storica e politica è molto difficile, ma non è impossibile. Vuol dire andarli a cercare, parlare la loro lingua e poi però far parlare loro, mettersi in ascolto dei loro bisogni, e questo probabilmente sarà più facile con dei loro coetanei. Il modo c'è. Ci vuole certo investimento e coraggio, ci vuole, come diceva una canzone, l'altruismo e la fantasia. Abbiamo esempi di successo in CGIL e nei nostri territori e nell'organizzare nuovi lavori, nella costituzione di coordinamenti giovani attivi. Ma per dare ai giovani vera rappresentanza, compito primario e nobile dei nostri funzionari esperti deve essere sempre di più quello di un mentoring sistematico. Investire nel rafforzamento e nell'autonomia di funzionari e funzionari giovani, giovanissimi, e sostenere e portare al successo le loro candidature nelle nostre strutture decisionali e di segreteria, quanto più possibile in maniera strutturata e magari misurabile. Davvero questa può essere la strada da percorrere se vogliamo costruire noi i prossimi anni e decenni. Auguro infine alla nostra CGIL di sapersi evolvere e affrontare il tempo futuro. A tutti noi, al lavoro e alla lotta.